Sull'accessibilità è un'altra grande scommessa che stiamo cercando di fare. Il luogo comune è che Matera non è accessibile. Intanto per accessibilità non significano passerelle, non vuol dire solamente maniglioni nei bagni, eccetera. L'accessibilità vuol dire mettere al centro il portatore di handicap, il portatore di disabilità al centro dell'attenzione e soprattutto informarlo dei luoghi, informarlo delle cose che ci sono nei luoghi, dare un'informazione, è molto più importante dare un'informazione che dare un passamano. Insomma, questo è il portatore di handicap deve sapere che cosa va incontro. Questa è la cosa importante. Quindi l'accessibilità non significa trasformare, stravolgere, e quindi in questo senso i sassi possono diventare accessibili. È evidente che accessibili non sono solamente quelli che camminano in carrozzella. Accessibili vuol dire quelli che ha un malore temporaneo, accessibile a quelli che c'è un bambino piccolo che non sa come farlo, portarlo a spasso, anche quello è un buon, va considerato. Quindi l'accessibilità nella sua completezza. E ci sono dei percorsi che sono con piccoli interventi, ahimè, dovrebbe farli il pubblico in qualche modo, però si possono diventare accessibili. Sono stati mappati alcuni di questi percorsi grazie al lavoro che hanno fatto un collettivo, il collettivo CIFAR, dove tra l'altro partecipa anche mia figlia Cristina, con il contributo regionale, con un programma che si chiama, Matera Mare. Sono stati mappati questi percorsi non solo a Matera, ma sono stati mappati percorsi anche a Metaponto, persino a Maratea, che è un altro posto notoriamente così un po' ostico per deambulare, per passeggiare, ma che anche quello presenta degli spazi accessibili.